finito tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia perla blu. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato della Mistrico Filati linea perla fine che ho adorato. Sì, lo so, lo dico spesso, lo dico su molti filati, soprattutto su quelli della Mistrico, ma sapete quanto io adori alcuni dei loro filati e questo è fantastico. È sottile e come vedete è bello lucido. Questo perché ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 165 metri, quindi molto sottile, anche se io l'ho lavorato con il 3,5 per avere la lavorazione il più morbida possibile. Ed è formato dal 50% di cotone Pimma, che è un cotone di alta qualità, e 50% viscosa di fibra di perla, quindi è morbidissimo, dà quella sensazione di seta tra le mani. Io lo adoro, è fantastico. Ora, per poter realizzare questa maglietta, che è una taglia S, io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5, come vi ho appena detto, e 200 grammi di questo filato, di cui voglio farvi vedere altri colori, uno più bello dell'altro, disponibili sempre sul mio sito. Ci sono circa almeno o 18 se non anche 20 colori, in questo momento non mi ricordo, però come potete vedere ce ne sono uno più bello dell'altro. C'è un bellissimo color cipolla, c'è un bellissimo color grigio, io adoro tantissimo anche varie sfumature di viola, quindi veramente vi potete sbizzarrire a fare questa maglia sia in versione da giorno, quindi con un colore acceso magari come questo bellissimo arancione, con un colore più da sera come ho fatto io questo fantastico blu, ma anche nero o grigio, quindi veramente potete usare il colore che più vi piace. Ora mi lascerò naturalmente i link al mio sito Filati Elsa, dove vi ricordo che fino a stasera, perché penso che il video uscirà di domenica, quindi fino a stasera, questo è uno dei filati che troverete in offerta col 10%, quindi invece di 3 euro lo troverete scontato a 2,70 euro. Per una taglia M vi occorrono 250 o anche 300 grammi, a seconda se lo volete fare un po' più morbido, se volete fare anche un po' le spalle o un po' più lungo. Io vi consiglio 250 grammi se lo volete fare uguale a me, 300 grammi se lo volete fare più lungo o anche comunque un po' più morbido, facendo degli aumenti anche qui per rendere la maglia ancora più diciamo sbarazzina. Per una taglia L quindi vi dico 300 grammi per se la volete fare uguale alla mia, 350 se volete appunto apportare delle piccole modifiche. Per quanto riguarda la lavorazione, vi dico già che questa lavorazione è leggermente più difficile delle altre volte che delle altre maglie che abbiamo fatto, ma giusto leggermente. Mi avvicino per spiegarvi meglio. Gli aumenti di questa maglia, che è top down e si parte dall'alta, si hanno soltanto al quarto giro, ma ogni quarto giro è differente. Io ho provato nel tutorial ad essere il più chiaro possibile, però vi ricordo che potete sempre acquistare anche il PDF, dove anche lì sarò spero di essere il più precisa possibile nel spiegarvi appunto questi aumenti, che non è difficile, va soltanto ricordato alcune cose. Però io, come vi ho detto, potete sempre acquistare sul sito, e vi lascio sempre il link in descrizione, anche il PDF. Una volta effettuati questi aumenti si procede poi senza più farne, quindi si arriva allo scalfo, e una volta fatti gli scalfi si lavorano sempre 4 giri, sempre tutti uguali, quindi non bisogna fare più aumenti. Quindi diciamo che la lavorazione è veramente semplice, a parte soltanto un po' bisogna stare attenti nella parte in cui si va a fare lo sprone, quindi si vanno a fare gli aumenti. Poi, come vi ho detto, la lavorazione diventa semplicissima, 4 giri da fare sempre uguali, quindi non cambia più niente, e potete fare questa maglia anche in versione vestito, quindi andando a fare anche aumenti sotto e fare versione vestito, in quanto appunto potete fare gli stessi aumenti che abbiamo fatto sopra anche sotto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Allora, per poter realizzare questa maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea perla fine, che è questo gomitolo con 50% Pima cotton, 50% viscosa di fibra di perla. È un filato veramente morbidissimo e io l'ho trovato fantastico appunto per realizzare questa maglia. Siccome però io ho utilizzato questo colore scuro, la parte iniziale ve la farò vedere con un altro colore, in modo che si possa vedere. È un altro anche filato, ma lavorerò sempre con lo stesso
stesso uncinetto. Però vi devo dire alcune cose prima di poter iniziare. Allora, io per lo scollo ho montato, lavorando con un uncinetto del 3,5, 90 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9, quindi mi raccomando, per chi vuole lo scollo un po' più largo deve andare ad aumentare di 9 o 18 catenelle. Non aumentate troppe catenelle in più, quindi non fate 3 motivi in più, perché altrimenti andate ad allargare veramente troppo lo scollo. Io vi consiglio, anche per le taglie più grandi, di aumentare di al massimo 2 motivi, sempre se lavorate con un filato che si lavora col 3,5. Se lavorate con un filato più sottile, però mi sembra molto strano perché già questo è veramente sottilissimo, io lo sto lavorando col 3,5 solo perché voglio che la lavorazione venga bella morbida, dicevo, in quel caso potete andare a aumentare anche di qualche catenella in più, qualche motivo in più, quindi al massimo 3 motivi o 4 motivi. Quindi dicevamo, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3, io ho montato 90 catenelle, questo mi ha permesso di avere uno scollo di circa 32 cm. Ora, come vi ho detto, io vi farò vedere sul campione come andare a lavorare questa lavorazione, proprio perché avendo lavorato un filato scuro non si nota benissimo, quindi preferisco farvi un piccolo campione e farvi vedere come si lavora, tanto poi quando andremo a mettere la parte del corpo, quello non ci sarà bisogno comunque di rivedere bene la lavorazione, perché è sempre quella, bisogna solo vedere come si passa dalla parte dietro alla parte avanti, ma vi posso già dire fin da adesso che è semplicissimo. Quindi detto ciò, questi sono i vari colori, ma ce ne sono almeno una quindicina presenti sul sito, quindi potete andare a vedere lì. Io lavorerò quindi con questo, dove invece vedete si vede di più. Lavorerò sempre con un centro del 3,5. E quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Quello che faremo adesso lo faremo per tutta la lavorazione. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e di nuovo da fare maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e si ricomincia da capo. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, maglia bassissima, e di nuovo andiamo a fare 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro, quindi davvero semplicissimo. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, rientro nella catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, ci giriamo con la lavorazione in questa maniera e andiamo a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E di nuovo andiamo a fare 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Vedete che noi quando facciamo il primo motivo di ogni giro faremo sempre 2 maglie alte invece che 3, perché poi noi per andare a chiudere il giro, come avete visto prima, ritorniamo qua dentro, quindi per questo facciamo solo 2 maglie alte. Andiamo, e quello che faremo adesso invece lo faremo per tutto il giro. Andiamo dove abbiamo le 2 catenelle, quindi tra la maglia alta e le 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo tra la maglia alta e le 2 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. E di nuovo andiamo tra la maglia alta e le 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ancora andiamo tra la maglia alta, le 2 maglie e le 2 catenelle e andiamo a fare 2 catenelle, maglia bassissima e 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
Dobbiamo andare a fare questo quindi per tutto il secondo giro, ancora una volta insieme. Andiamo tra la maglia alta di 2 catenelle, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, una, due, tre. Continuiamo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo giro. Sto per terminare anche il secondo giro. Ho fatto le ultime 3 maglie alte, quindi ritorno nel primo archetto che mi separa la maglia alta dalle 2 catenelle. Vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, rientro dove tra le 2 maglie alte tra le 2 catenelle e le 3 maglie alte, però stavolta non giro il lavoro, vado direttamente con l'uncinetto. E vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado tra le 2 catenelle, la maglia e la maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. E si ricomincia da capo: 4 catenelle, vado tra le 2 catenelle, la maglia alta, e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle. Di nuovo vado tra le 2 catenelle, la maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, di nuovo vado tra le 2 catenelle, la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera scusate, per tutto il mio terzo giro. Non so perché ho detto quarto, in realtà è il terzo giro. Quindi 4 catenelle, vado tra le 2 catenelle, la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Sto per terminare anche il terzo giro. Devo fare l'ultimo archetto, però per fare l'ultimo archetto vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro e adesso, scusatemi, questo filo mi sta scocciando un po', possiamo andare a fare il quarto giro. E attenzione, perché nel quarto giro noi andremo a fare l'aumento. Rientro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa e ho fatto il mio primo archetto, 4 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa e ho fatto il mio secondo archetto, 4 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa e ho fatto il mio terzo archetto. Ora vado a fare 4 catenelle, ma rientro nello stesso archetto. Quindi spieghiamo, ogni 3 archetti che faccio, il quarto lo rivado a fare nello stesso archetto. Quindi di nuovo 3 catenelle e 4 catenelle. Vado nell'archetto successivo e faccio la mia maglia bassa, quindi il mio primo archetto, 4 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa e quindi sono al mio secondo archetto, 4 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, quindi ho fatto 3 archetti, 4 catenelle. Il quarto archetto lo rifaccio nello stesso archetto del giro precedente, quindi rientro dentro e faccio una maglia bassa e ricomincio da capo. 4 catenelle, archetto, maglia bassa e ho fatto il mio primo archetto. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e ho fatto il mio secondo archetto. 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, io ho fatto il mio terzo archetto e quindi vado a fare 4 catenelle, rientro un'altra maglia bassa perché il quarto archetto mi permette di fare il mio aumento e devo fare questo per tutto il giro. Quindi 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, primo archetto, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, secondo archetto, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e quindi ho realizzato il mio terzo archetto e quindi vado a fare 4 catenelle e rientro nello stesso archetto per fare la mia maglia bassa. Quindi devo fare questo per tutto il giro. Per terminare il giro, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa.
e sono a quota 2. 4 catenelle, vado nell'archetto iniziale, vado a fare una maglia bassa e sono quindi quota 3. 4 catenelle, anzi scusatemi, no, devo terminare, ma dovrei fare la mia quarta catenella, quindi il mio quarto archetto, vado a fare una maglia bassa, prendo il filo, cioè una catenella, scusatemi, non so perché, vado a fare una catenella, quindi maglia bassa, una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il terzo giro e adesso si ricomincia dal primo giro. Quindi mi raccomando, nel quarto giro che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto 3 archetti, il quarto archetto va fatto rientrando nello stesso archetto sottostante. Questo ci permette di allargare la lavorazione. Quindi adesso possiamo passare a rifare il primo giro e di nuovo andiamo a fare maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo nell'archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E facciamo questo per tutto il giro, quindi archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Maglia bassissima nell'archetto successivo, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte. E continuo così, quindi per tutto il mio primo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come rifare il secondo giro. Allora, come vedete, sto per terminare di nuovo il primo giro e la nostra lavorazione si è allargata tantissimo rispetto a prima, vedete? E questo è proprio il trucchetto che stiamo facendo. Noi adesso il prossimo secondo giro, il terzo giro saranno uguali, quindi non faremo aumenti. Il quarto giro serve per fare gli aumenti, però rispetto a come l'abbiamo fatto prima faremo una differenza che vi spiegherò bene dopo. Terminiamo il primo giro, quindi come abbiamo fatto prima. Andiamo nello stesso archetto, facciamo una maglia bassissima, 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo entriamo nell'archetto di 2 catenelle, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte. Ricordatevi sempre che il primo motivo vanno fatte solo 2 maglie alte. Andiamo nell'archetto tra la maglia alta e le 2 catenelle, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo, quindi andiamo tra le 2 maglie alte, tra le 2 catenelle, la maglia alta, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. E si ricomincia da capo, quindi entriamo tra le 2 catenelle e la maglia alta, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte. Continuiamo così, quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi di nuovo il terzo giro. Quindi si lavora normalmente. Il giro che cambierà e che ci permetterà di fare gli aumenti sarà solo il quarto. Il primo, il secondo e il terzo restano sempre gli stessi. Sto per terminare anche il secondo giro, quindi vado direttamente nell'archetto iniziale, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, vado dove ho la seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, entro nell'archetto di 2 catenelle, tra le 2 catenelle e le 2 catenelle in questo caso, e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, vado tra le 2 catenelle la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle e di nuovo vado tra le 2 catenelle la maglia alta e vado a fare una maglia bassa.
4 catenelle, vado tra le due catenelle la maglia e la maglia alta e faccio una maglia bassa. Devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò vedere come andare a fare il quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, devo fare l'ultimo archetto e facciamo come prima. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia alta. Quarto giro. Allora ragazze, attenzione, un po' per chi fa gli amigurumi riuscirà a seguirmi, quindi vi prestate molta attenzione. Prima, se vi ricordate, noi abbiamo fatto 3 archetti e ogni 3 archetti facevamo l'archetto di aumento. Questa volta faremo 4 archetti e il quinto di aumento. Questo perché se rifacessimo di nuovo 3 archetti si allargherebbe troppo la lavorazione. Invece noi dobbiamo farla allargare, ma in maniera diciamo graduale. Quindi adesso noi rientriamo dentro e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo maglia bassa, primo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, secondo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, terzo archetto 4 catenelle, archetto successivo, quarto archetto. A questo punto facciamo l'archetto di aumento, quindi 4 catenelle e rientriamo nella stessa archetto e facciamo una maglia bassa e si ricomincia, quindi 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, primo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quindi secondo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quindi terzo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quindi quarto archetto. Adesso dobbiamo fare il nostro archetto di aumento, quindi andiamo a fare 4 catenelle, rientriamo e facciamo una maglia bassa e si ricomincia. 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, primo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, secondo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, terzo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quarto archetto. Quindi adesso dobbiamo andare a fare il quinto, che è il nostro aumento. 4 catenelle, rientriamo maglia bassa e si ricomincia. 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, primo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, secondo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, terzo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quarto archetto. Dobbiamo andare a fare il quinto archetto, quindi 4 catenelle, rientriamo maglia bassa e di nuovo 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, primo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, secondo archetto 4 catenelle, archetto successivo maglia bassa, quindi terzo archetto 4 catenelle. Come vedete ci ritroviamo di nuovo dove abbiamo fatto la prima maglia bassa, quindi rientriamo, facciamo una maglia bassa. Abbiamo fatto così 4 archetti, quindi catenella, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa iniziale e facciamo una maglia alta e abbiamo terminato così il quarto giro e si ricomincia dal primo, quindi rientriamo dentro, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, 1, 2, archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Allora, quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a ripetere, sono 4, i primi 3 sono sempre uguali, cambia solo il quarto giro. Ora, nel motivo successivo, invece di 4 archetti dovremo fare 5 archetti e il nostro sesto archetto sarà quello di aumento e si procede così fino ad arrivare allo scalfo necessario, quindi alla larghezza dello scalfo necessario. Io vi dico già
riprendo la mia maglia . Allora, ho terminato di fare il pezzo in alto della mia maglia, quindi il mio sprone, e io ho ripetuto gli aumenti, ho fatto gli aumenti per 3 volte in totale, 1, 2 e 3. Poi mi sono fermata perché come lavorazione per me andava bene, quindi ho ripetuto gli ultimi 4 giri senza fare più alcun aumento. Quindi nel secondo giro di maglie alte, come vi ho fatto, scusate, di catenelle, come vi ho fatto vedere prima quando vi ho mostrato il punto, non ho fatto più gli aumenti. Ho fatto catenelle, ho fatto gli archetti normali. Questo mi ha portato ad avere un totale di 60 archetti e li ho divisi in questa maniera. Ne ho messi 14 per le maniche, quindi 14 da questa parte, 14 da quest'altra parte, 14 per la parte avanti, 14 per la parte dietro, e nel quindicesimo archetto, quindi il quindicesimo archetto che mi divide dagli archetti delle maniche e dal corpo avanti e indietro, sono andata a mettermi i marcatori. Ora, per le taglie più grandi, io vi consiglio di andare a mettere nelle maniche almeno 3-4 archetti in più rispetto a me, e il resto metterlo appunto nel corpo. Quindi se io mi sono comunque fermata a fare 3 aumenti, io direi che per una taglia M ne dovete fare almeno 4, per una taglia L almeno 5. Naturalmente vi consiglio sempre di mettere i marcatori, ogni tanto provare lo sprone in modo tale da capire a quanti aumenti fermarvi, e una volta fatto l'aumento necessario procedere senza più farni. Quindi io vi ripeto, da quando abbiamo iniziato ho fatto 3 aumenti e poi ho ripetuto i 4 giri senza farne più. Adesso vado a lavorare normalmente. Io ho messo i marcatori dopo aver fatto i primi gli ultimi 2 giri, quindi adesso devo rifare il mio primo giro e vado naturalmente a lavorare come ho fatto sempre fino adesso. Quindi vado sempre a fare, ecco, vi faccio vedere, vado sempre a fare le mie 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte e poi vado direttamente nell'archetto successivo a fare la maglia bassissima, le 2 catenelle e le 3 maglie alte, e continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore. Quando arriverò al marcatore vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Però continuiamo a lavorare normalmente facendo sempre una maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, e poi di nuovo si va nell'archetto successivo. Allora, come potete vedere, sono arrivata dove ho il marcatore, quindi questa è la manica, qui sono gli archetti del marcatore. Quindi vado nel primo archetto e vado a lavorare normalmente, maglia bassissima, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi vado direttamente nell'archetto del davanti. Quindi vedete, questo è l'archetto dietro, questo è l'archetto del davanti, e vado direttamente a fare maglia bassissima, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 2 e 3. Quindi posso andare a togliere il mio marcatore, e come potete vedere ho qui la manica e qui invece la mia lavorazione. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare di nuovo all'altro marcatore. Vedremo come ripassare dalla parte avanti alla parte dietro e poi terminare il giro. Quindi continuo a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, sempre maglia bassissima, 2 catenelle e poi 3 maglie alte, fino ad arrivare al marcatore successivo. Sono arrivata quindi al secondo marcatore. Come vedete, ho fatto già le 3 maglie alte, quindi vado nell'archetto dove ho il marcatore e vado sempre a fare maglia bassissima, 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto dove ho il marcatore, in quello dietro, e di nuovo a fare maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Possiamo quindi togliere il nostro marcatore perché abbiamo creato
la nostra manica. Adesso terminiamo il giro, come sempre maglia bassissima nell'archetto successivo, 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro secondo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare all'interno dell'archetto di 2 catenelle la nostra maglia bassissima, le nostre 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi andiamo direttamente nell'archetto di 2 catenelle successive, maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 2 3, e di nuovo andiamo, scusate, qui ho il mio scalfo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 3. Allora si continua così, quindi per i nostri, con i nostri giri, fino ad arrivare alla lunghezza della maglia desiderata. Naturalmente se dovete fare degli aumenti dovete rifare come abbiamo fatto per lo sprone, quindi quando farete il quarto giro con le gli archetti di 4 catenelle, ogni tanto ne andate a fare 2 nella stessa archetto del giro precedente, questo se dovete fare degli aumenti, altrimenti procedete tranquillamente come abbiamo lavorato fino adesso, sempre con i 4 giri. Altro consiglio che vi voglio dare, se non volete che si veda questa parte forata, ma sul seno la volete chiusa, andate a ripetere sempre solo i primi 2 giri, quindi in poche parole avremo questi 2 giri sempre ripetuti senza i giri degli archetti, questo vi permetterà di avere la lavorazione più compatta, però dovete anche tenere presente che questo non vi consentirà di fare aumenti, a meno che non passiate a fare invece che 3 maglie alte 4 maglie alte, quindi questa è un'altra cosa, se volete la lavorazione compatta e avete bisogno comunque di allargare, invece di 3 maglie alte ne andate a fare 4, così la vostra lavorazione si allarga. Io non penso che farò una lavorazione compatta, sapete che non mi piace tantissimo, soprattutto in estate, avere una lavorazione troppo compatta, perché sotto comunque tendo a mettere dei top o comunque delle reggiseni a fascia, quindi non ho bisogno di fare una lavorazione troppo compatta, quindi continuerò a lavorare normalmente facendo i miei 4 giri fino alla lunghezza desiderata. Se dovrò fare degli aumenti, naturalmente vi dirò dopo quanti giri, o in questo caso dopo quanti motivi sono andata a fare appunto i miei aumenti. Allora, io ho terminato la mia maglia e alla fine ho ripetuto i 4 giri, quindi il mio motivo, per 11 volte. Non ho usato un uncinetto diverso, la lavorazione va benissimo com'è, infilato è molto morbido, quindi addosso si allarga tranquillamente, quindi non ho cambiato uncinetto, non sono andata a fare degli aumenti e ho lavorato sempre i miei 4 giri, quindi non ho fatto la parte compatta. Quindi anche questa maglia è terminata, perché come sapete neanche qui andrò a fare una lavorazione, lascerò la maglia così come è venuta.